Paradiso, canto 33esimo, inno alla Vergine. Virgilio, giunto al limite estremo che gli è consentito, affida Dante a Beatrice, che accompagna il pellegrino attraverso i cieli del Paradiso. A lei succede poi nell'Empireo San Bernardo. La preghiera di San Bernardo apre il canto finale della commedia, che si conclude con la visione di Dio, a cui le solo capacità umane non possono giungere. Ecco, allora l'invocazione alla Vergine. Vergine, madre, figlia del tuo Figlio. Sono parole che ci pongono subito di fronte a un paradosso. Maria, madre di Dio, non cessa in nessun momento di essere creatura di questo mondo e madre. Ma la preghiera prosegue con un'altra apparente contraddizione. Umile e alta creatura. Umile e nobile creatura. Siamo di fronte a una serie di elogi. Fiaccola splendente di carità, fonte inesauribile di speranza, domina in cui si raccolgono bontà, misericordia e generosità. Per queste qualità, la Vergine sarà mediatrice presso Dio. Grazie a lei, Dante potrà avere la forza di levarsi alla contemplazione di Dio e lei, che può sostenere pienamente la visione della luce divina, ottiene la grazia implorata. Nella preghiera, tutto sembra dissolversi nel pensiero dell'Eterno. Ogni altra preoccupazione appare superata, quasi senza significato. Dante sente che il suo ardente desiderio sta per essere appagato e indirizza lo sguardo al raggio di luce della verità. Lo splendore della visione è un eccesso che vince la capacità intellettiva e umana. L'esperienza è inenarrabile, la memoria cede e la visione sfuma come un sogno di cui resta soltanto al risveglio l'emozione. Vergine madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face, di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate, liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna, quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute, le vite spiritali ad una, supplica te per grazia di virtute, tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi, più chi fo per lo suo tutti i miei prieghi, ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi, di sua mortalità coprieghi tuoi.
sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi, ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati, per li miei prieghi, ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati, fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'adrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. Bernardo m'accennava e sorridea, per ch'io guardassi suso, ma io era già per me stesso tal qual ei volea, che la mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera, da quinci innanzi il mio veder fumaggio, che il parlar mostra ch'a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova, pensando quel principio ond'elli indige? Tale era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi s'indova. Ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, sì come rota ch'igualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. La visione di Dio dell'ultima salute conforta Dante circa una verità che per l'uomo del Medioevo è assolutamente inappellabile, vale a dire il trionfo della divina provvidenza e della divina prescienza su ogni forma di male. Nonostante il male che perversa nel mondo, la divina prescienza alla fine riporta tutto a un ordine prestabilito. È un ordine che si respira anche nei dettagli della commedia e nell'architettura stessa dell'ultima cantica. Qui nel paradiso predomina infatti la figura del cerchio, non solamente nella visione trinitaria e negli ultimi versi che abbiamo letto poco fa, ma il cerchio è anche quello, è la forma dei nove cieli mossi dalle nove gerarchie angeliche che Beatrice verso la fine del viaggio mostra a Dante da lontano, quasi facendogli vedere la terra come un piccolo granello di male nell'immenso bene rappresentato dall'ultimo cielo, l'Empireo, un cielo che viene definito da Dante quel cielo che solo amore e luce ha per confine. Questa è una visione che Dante condivide senz'altro con molti suoi contemporanei e provava probabilmente gli stessi sentimenti quando vedeva le famose raffigurazioni dei giudizi universali. Abbiamo visto nella scorsa puntata il giudizio universale della Cappella degli Scrovegni, ma erano gli stessi sentimenti che probabilmente potevano provare anche secoli dopo gli uomini del Rinascimento. A quasi due secoli dalla sua composizione, infatti, il poema dantesco non cessa di essere un punto di riferimento anche per la cultura umanistica del Rinascimento, in particolare al volgere del secolo, il 400, nel nuovo, il 500. L'itinerario di oggi ci porterà a vedere un altro giudizio universale, un tema che viene trattato ancora nell'epoca rinascimentale, anche se in forma forse meno massiccia, meno sensibile rispetto agli anni che hanno preceduto, cioè al Medioevo, e ci porterà, ci condurrà a Orvieto in Umbria. Per comprendere come mai i nostri passi verranno guidati nelle terre umbre, vi invito a fare un piccolo passo indietro là dove ci eravamo lasciati alla fine della prima puntata, cioè le stanze vaticane di Raffaello. Non ci troviamo più nella stanza cosiddetta della segnatura, ma in un ambiente adiacente chiamato stanza di Eliodoro. Mentre la prima era deputata a biblioteca papale, questa doveva probabilmente svolgere la funzione di sala delle udienze di Giulio II. Giulio II che viene ritratto da Raffaello su questa parete
e viene riportato attraverso la fantasia dell'artista a 2 secoli e mezzo prima per assistere a un miracolo tra i più importanti della storia del cattolicesimo romano, vale a dire la messa di Bolsena. Siamo nel 1263 nella chiesa di Santa Cristina, appunto nella cittadina di Bolsena, dove un sacerdote boemo sta celebrando la messa e vede fugare i propri dubbi in merito alla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata nel momento in cui si accorge che stillano gocce di sangue che cadono e vanno a macchiare i paramenti sacri, fra cui il corporale, uno dei paramenti liturgici usato nella messa. Il Papa Urbano IV ordina di portare la reliquia a Orvieto e l'anno seguente, nel 1264, istituisce la festività del Corpus Domini. Passeranno molti anni prima che a Orvieto verrà avviata la costruzione della nuova cattedrale, il Duomo di Santa Maria Assunta, che viene, consciamente o inconsciamente, a trasformarsi pertanto in un gigantesco reliquiario deputato alla conservazione della sacra reliquia. Noi oggi visiteremo nel Duomo di Orvieto in particolare questo corpo di fabbrica laterale, che è un'addizione di inizio 400, la cosiddetta Cappella Nuova. Cappella Nuova perché si tratta di un'aggiunta successiva, più recente rispetto alla speculare cappella sull'altro lato della chiesa, che già da tempo era stata pensata per conservare il Santissimo Corporale del Miracolo di Bolsena. Qui andremo a esplorare un ciclo di affreschi che, come vi accennavo, tratta del giudizio universale. Un tema non del tutto nuovo nel complesso decorativo della cattedrale, perché già tempo prima, sulla splendida facciata tripartita concepita da Lorenzo Maitani nei primi decenni del 300, era stato trattato lo stesso tema del giudizio universale alla base del pilone, diciamo del pilastro, questo contrafforte elemento architettonico che ripartisce la facciata, era stato trattato il tema del giudizio universale. È un tema non nuovo, ma su cui l'opera del Duomo evidentemente va a insistere per un motivo legato al tema eucaristico, cioè alla forza salvifica del sacrificio eucaristico, la cui adesione o meno, la cui efficacia o meno, garantisce la salvezza nel mondo ultraterreno. Noi non sappiamo se l'artista che ha lavorato alla Cappella Nuova e che tra poco conosceremo sia stato influenzato da questa figurazione del giudizio universale. Può darsi, non è verificabile, senz'altro fu influenzato dalla commedia dantesca. Ed è per questo che ci troviamo virtualmente qui ad Orvieto quest'oggi. Ma l'influenza è anche di un altro tipo e si riferisce all'Apocalisse di San Giovanni. Accanto al tema del giudizio universale, infatti, l'artista tratterà il tema della leggenda dell'Anticristo. È un'influenza dettata anche dai tempi difficili che vive l'Italia in questo periodo di fine 400 e inizio 500. Noi abbiamo una raffigurazione di Sandro Botticelli di inizio 500, la cosiddetta Natività Mistica, che ci offre qualche indizio in merito ai torbidi d'Italia, come li definisce lui nel testo greco, appare nella parte sovrastante del dipinto. Morto Lorenzo il Magnifico nel 1492, viene infatti a essere definitivamente compromesso quel delicato equilibrio che reggeva gli stati italiani a partire almeno dalla pace di Lodi del 1454. Ne approfitta il re francese Carlo VIII che cala in Italia e determina la fine della signoria dei Medici, perlomeno temporaneamente a Firenze, dove prende il potere il frate domenicano Girolamo Savonarola, il politico sicuramente più influente nella Firenze dell'epoca, fino a quando nel 1498, entrato in contrasto con il Papa Alessandro VI Borgia, verrà bruciato sul rogo in piazza della Signoria. Per non farci mancare niente, il figlio stesso del Papa Alessandro VI Borgia, Cesare Borgia, ci mette del suo con le sue mire espansionistiche negli stati dell'Italia centrale. Ecco, questi sono pertanto mala tempora che currunt e che influenzano anche la decorazione della Cappella Nuova di Orvieto. Cappella Nuova che viene definita anche di San Brizio perché a partire dal 1600 lì verrà traslata una figura della Vergine nota come Madonna di San Brizio che andrà a sostituire quindi la più antica denominazione. L'artista in questione
È Luca Signorelli, nativo di Cortona, apprezzato pittore nella Firenze dei Medici, che tra il 1499 e il 1504 esegue uno splendido ciclo di affreschi, a completamento però di una decorazione che era stata cominciata qualche decennio prima da un altro grande artista, il frate domenicano Beato Angelico, fra Giovanni da Fiesole, detto l'Angelico, che aveva cominciato a decorare la volta, in particolare questi settori vicino alla parete di fondo, nel 1447, lasciando tuttavia l'opera incompiuta. Dopo alcuni decenni di trattative, che videro anche Perugino tra i possibili candidati al completamento dell'opera, si sceglie appunto Luca Signorelli, che va ad accettare l'incarico di completare le restanti vele delle volte rimaste prive di decorazione, probabilmente con un occhio anche alle pareti sottostanti, anch'esse ancora aniconiche, cioè prive di figurazioni, proprio perché fiutava che lì potevano esserci degli ottimi ritorni non solo in senso artistico, ma anche ovviamente in senso lavorativo. La storia gli ha dato ragione, infatti qui sulle pareti si dispiega il ciclo di affreschi che andiamo brevemente a illustrare in questa puntata. Va innanzitutto detto che la figurazione di Luca Signorelli, si dispiega sulle pareti secondo quelli che sono i moduli architettonici della cappella. La cappella è strutturata su due moduli architettonici che si chiamano campate, coperte da volte a crociera, che suddividono, non dico nettamente, ma perlomeno a livello visivo, superficiale, in due, lo spazio dell'ambiente. Pertanto noi possiamo distinguere tre prime pareti presso l'arco di ingresso, con le figurazioni dei fatti dell'Anticristo, la fine del mondo e la resurrezione della carne, e nella campata successiva, verso il fondo, verso l'altare, altre tre figurazioni che sono invece incentrate sull'incoronazione, la chiamata degli eletti, la cacciata dei dannati e i dannati all'inferno. Pertanto, nella prima campata noi dovremmo cominciare a leggere il ciclo figurativo a partire dai fatti dell'Anticristo, passare sull'archivolto d'ingresso e terminare con la resurrezione della carne, dopodiché spostarci nella campata successiva, dove le tre pareti hanno un'unità che viene garantita dal tema del giudizio universale. Ci soffermiamo innanzitutto sulla prima parete, che è quella con i fatti dell'Anticristo. I fatti dell'Anticristo raffigurano diverse scene nell'arco, nella stessa campitura, sulla stessa parete. Però la figurazione sicuramente che fa da protagonista è quella della predicazione dell'Anticristo, che viene raffigurato come una sorta di parodia del Cristo giudice che già Beato Angelico aveva ritratto sulla volta della cappella, con dei tratti demoniaci, e il demonio è proprio colui che sta suggerendo all'orecchio le parole che l'Anticristo deve dire a una ricca folla che si trova a circondarlo. Dicevo che l'Anticristo è parodia di Cristo, e questo climax ascendente, cioè questo continuo insistere sulla parodia, raggiunge il culmine in alto sulla sinistra, dove l'Anticristo tenta la parodia massima del vero Messia, cioè l'ascesa verso il cielo, ovviamente con scarsi risultati, perché l'Arcangelo Michele lo caccerà nuovamente sulla terra e farà piovere questa serie di raggi sui suoi seguaci, garantendone la sconfitta definitiva. Nella folla che circonda l'Anticristo e che sta ascoltando la sua predicazione, noi possiamo cominciare a vedere i primi riferimenti danteschi. Qui infatti abbiamo un profilo che ci appare inequivocabile, sembra a tutti gli effetti Dante ritratto con il suo tipico profilo non certo gentile per quanto riguarda la forma del naso. È curioso notare che sull'altro lato rispetto all'Anticristo lo stesso profilo sembra apparire in maniera molto simile. C'è chi ha sostenuto che si tratti pertanto di un doppio ritratto di Dante, ma è anche verosimile l'ipotesi per cui semplicemente l'artista, usando un cartone, cioè un disegno preparatorio che veniva poi trasferito sulla superficie pittorica, abbia semplicemente riutilizzato lo stesso, mettendolo come se fosse una diapositiva in maniera speculare. L'ultimo particolare che mettiamo in luce di questa parete sono le due figure che abbiamo già intravisto poco fa, di Luca Signorelli, che sta guardando verso di noi, e abbiamo imparato con la scuola di Atene un paio di volte fa che quando una figura guarda verso di noi
tendenzialmente denuncia di essere l'autoritratto dell'artista. Luca Signorelli, che con umiltà si pone di fianco a un frate domenicano, che potrebbe essere pertanto il Beato Angelico, rendendo un omaggio a chi prima di lui era stato attivo nella cappella per la decorazione degli affreschi. Sulla parete che fronteggia i fatti dell'Anticristo abbiamo invece la resurrezione della carne. Qui appare molto chiaro come Signorelli introduca questo archivolto, questo intradosso, cioè la parte interna dell'arco, a rendere un po' lo spazio fittizio e a sfondare pertanto le pareti con una prospettiva che amplia le nostre vedute. Signorelli pertanto si trova a operare in un ambiente che è ancora gotico, quindi medievale nella sua concezione architettonica, ma che viene dilatato sui lati attraverso questi espedienti prospettici della prospettiva come ritrovato del Rinascimento. Non è la prima volta che questo espediente dell'intradosso viene usato. Gli osservatori più attenti l'avranno notato anche nelle stanze vaticane di Raffaello, che sono poi posteriori di qualche anno rispetto alla nostra raffigurazione. Ora, la resurrezione della carne è centrale nel poema di Dante che cita questa dottrina di fede almeno due volte nell'arco del suo poema, nel sesto canto dell'Inferno e nel trentesimo canto del Purgatorio. Qui Signorelli comincia a sbizzarrirsi con quella che è una delle sue fisse di artista, cioè l'anatomia umana. Parte dagli scheletri che affiorano da questo suolo, non dai soliti avelli, cioè dalle tombe, ma da questo suolo che sembra di ghiaccio. In questo ci ricorda in qualche modo la teorizzazione di un altro grande del Rinascimento, Leon Battista Alberti, che consigliava proprio lo scheletro come punto di partenza per il disegno della figura umana. Raffigura addirittura delle figure che hanno già riconquistato nella loro resurrezione la pelle ma non i muscoli, come avviene in questa figura verso la destra del dipinto. Altre figure invece sono riprodotte completamente ormai ricoperte dei muscoli e di tutte le loro caratteristiche anatomiche. Queste figure nude su larga scala, di grandi dimensioni, ci riportano alla memoria i famosi nudi che di lì a pochi anni, meno di 10 anni dopo, Michelangelo raffigurerà nella Cappella Sistina. A questo punto c'è da chiedersi se la Cappella di Orvieto sia stata una fonte di ispirazione per Michelangelo o meno. Vasari, storiografo di metà Cinquecento, ci informa che Raffaello e Michelangelo si sarebbero recati a Orvieto per studiare il ciclo di Signorelli. È un'informazione che purtroppo non possiamo verificare. Quello che senz'altro si può dire è che le raffigurazioni di San Brizio di Luca Signorelli costituiscono il primo grande tentativo dell'arte rinascimentale di riportare su grande scala l'anatomia umana, la figura umana, specialmente nuda, priva di vestiti. Passiamo ora alla seconda campata, quella che va verso la parete di fondo della cappella, e concentriamoci sul giudizio universale. Qui la unità della raffigurazione è garantita, per l'occhio attento che sa guardare bene questi dipinti, dalla direzione che i vari personaggi assumono nelle scene. Nell'incoronazione degli eletti, sulla nostra sinistra, infatti, gli angeli e i personaggi sono invitati a spostarsi verso l'angolo per poi continuare sulla parete di fondo in un movimento ascensionale dove gli eletti vengono chiamati alla gloria del paradiso. Di contro, dall'altra parte di questa monofora gotica, cioè questa finestra priva di decorazioni a traforo, il movimento si fa discendente, perché qui abbiamo la raffigurazione dell'antinferno con i dannati che vengono cacciati verso la dannazione eterna. Stiamo parlando del giudizio universale, ma non vi sembra che in tutto questo vi sia un grande assente? Il giudizio universale, ma dov'è il giudice? Il giudice è quello che già Beato Angelico aveva dipinto nella volta soprastante. Pertanto Signorelli mantiene la centralità del Cristo giudice apocalittico e in base a questo orchestra l'intera raffigurazione delle tre pareti di fondo. L'antinferno, che viene raffigurato in questa parte della parete di fondo, è costellato di citazioni dantesche. Abbiamo infatti il demone Caronte, con gli occhi di bragia, come tutti noi ricorderemo, che attraverso il fiume della Cheronte traghetta le anime prave verso la dannazione eterna. Inoltre, qui
Più in alto troviamo la schiera degli ignavi che, come ci dice Dante, nel terzo canto dell'Inferno, sono costretti a correre dietro uno stendardo senza mai fermarsi. Coloro che vissero senza infamia, senza lodo, vengono qui trattati da signorelli in termini molto più gentili rispetto al poema dantesco. Infatti mancano le vespe, le mosche e i vermi che vessano i dannati, mentre qui sembra che loro stiano correndo, per quanto affaticati, su una superficie piuttosto pulita rispetto alla crudeltà che gli viene riservata da Dante. La raffigurazione dei dannati nell'inferno è quella che senza dubbio ha scatenato di più la fantasia di Luca Signorelli. Qui abbiamo un groviglio di pose, una ricerca molto spinta sull'anatomia, su quella che è la varietà anche delle varie dannazioni. Ha colpito in particolare la critica e i commentatori questo trattamento che Signorelli riserva ai diavoli, che sono figure del tutto umanizzate, ma la cui superficie, diciamo, anatomica, la cui pelle viene trattata con dei colori che li avvicinano a dei tratti ferini e bestiali. È stato messo in luce in particolare che questo celebre particolare della donna che viene portata nell'inferno richiamerebbe il passo del poema dantesco, il 21esimo canto della prima cantica, dove un diavolo afferra per le caviglie, un dannato e se lo porta, per dirla in termini gentili, come se fosse un sacco di patate sulle spalle. A questo proposito possiamo però richiamare, e forse sono più vicini alla descrizione dantesca, un paio di altri particolari di diavoli che si caricano proprio dei dannati come se fossero, ahimè, dei sacchi di patate. C'è inoltre un ultimo particolare che mi preme mettere in luce qui verso la parte destra del dipinto, con questo demone che addenta la testa di una dannata. I più amanti tra voi, gli lettori più amanti della prima cantica dell'Inferno, avranno intuito che forse questa è una citazione del celebre episodio del conte Ugolino della Gherardesca che addenta il teschio, cioè il cranio, dell'arcivescovo di Pisa Ruggeri degli Ubaldini nel 32°-33° canto, cioè il famoso episodio del fiero pasto. In tutto questo noi vediamo pertanto il paradiso e l'inferno, abbiamo una netta dicotomia tra l'eterna dannazione e l'eterna beatitudine, ma il purgatorio c'è, e se c'è, dove si trova? Tranquilli, il purgatorio viene trattato anch'esso da Luca Signorelli, però in una zona diversa delle pareti. Come dicevamo, è abbastanza difficile a prima vista intuire l'unità della figurazione in base a questa suddivisione fra le due campate. A conferma dell'unità della raffigurazione, Luca Signorelli concepisce un basamento in stile classico dove delle paraste fittizie, cioè sorta di colonnette a base quadrata e non a base rotonda, reggono una trabeazione con fregio continuo con delle decorazioni che vengono dette a candelabra, molto diffuse nell'epoca rinascimentale. Nell'interasse, cioè nello spazio che separa una lesena, una parasta e l'altra, troviamo dei finti cuoi trattati a grottesche, cioè motivi decorativi che vengono desunti dalla Domus Aurea di Nerone, molto studiata in questi anni del Rinascimento a Roma, in cui trovano posto, a loro volta, i ritratti di poeti e letterati celebri del mondo antico o anche più vicini a noi. In particolare il Purgatorio è trattato in quest'ultima sezione di sinistra, nelle ultime due, negli ultimi due cuoi e in quello angolare, con il ritratto, questo ritratto che viene a volte considerato di Virgilio, a volte di Stazio, e sappiamo che entrambi questi poeti sono fondamentali nell'opera di Dante, ne abbiamo parlato nel corso degli scorsi incontri. Questi personaggi che si affacciano da queste finestre fittizie sono a loro volta circondati da dei tondi a monocromo o delle campiture quadrilunghe, cioè a forma di rettangolo, che riportano in forma di finta scultura episodi tratti dalle loro opere letterarie. E ovviamente fra questi pittori non poteva, ma questi, perdonatemi, letterati, non poteva mancare Dante. La parte di sinistra tratta dei canti che vanno dal primo all'undicesimo del Purgatorio. L'undicesimo canto, se ricordate, è quello su cui ci siamo concentrati nella scorsa puntata.
che tratta il peccato di superbia. È importante comprendere che la superbia è considerata la radice di tutti i mali e in questo senso potrebbe essere significativo che Signorelli si sia limitato agli episodi del purgatorio fino all'undicesimo canto, in quanto tale peccato richiamerebbe il vizio principale dell'anticristo raffigurato poco sopra. Per tornare pertanto al ritratto di Dante, noi vediamo che è circondato da diversi tondi che raffigurano episodi del purgatorio. Dante si affaccia con una tecnica illusoria molto efficace su questa finestra. I libri che tiene in mano addirittura vanno ad appoggiarsi al davanzale, quindi danno a noi l'idea che Dante si stia proprio avvicinando verso di noi che lo guardiamo. Va messo in luce che il fondo che al giorno d'oggi vediamo nero probabilmente era in origine trattato ad azzurrite, cioè di colore azzurro, che poi è caduta, lasciando spazio, ahimè, solamente alla preparazione di fondo. Si è a lungo discusso se questo ritratto, tra i più famosi di Dante, lo colga nel momento della composizione della commedia. Probabilmente no, nel senso mancano la penna e l'inchiostro. Ha dei libri aperti che hanno pagine completamente compilate, pertanto possiamo considerare che qui Dante sta studiando, magari in vista della composizione delle proprie opere. Fra i vari episodi del Purgatorio, che sarebbero tutti interessanti da analizzare, mi preme mettere in luce in particolare questo tondo che raffigura il secondo canto della seconda cantica della Divina Commedia, cioè quando Virgilio e Dante, arrivati al Purgatorio, vedono un angelo nocchiero che traghetta le anime dalla foce del Tevere alle pendici del Sacro Monte. Dopodiché, verso il fondo, Dante e Virgilio sono colti mentre dialogano con queste anime, tra cui figura il musico Casella, che canta la canzone di Dante Amor che nella mente mi ragiona, al che interviene Catone Uticense, che pur essendo suicida e pagano viene posto a custodia del purgatorio, che richiama le anime che si stanno concedendo troppo riposo e le invita pertanto a procedere verso il monte per cominciare il loro cammino di purificazione. È un tondo significativo perché ci fa capire che Luca Signorelli cerca di trattare i vari episodi nell'arco della stessa scena. Qui abbiamo peraltro un particolare molto interessante e molto simpatico, che è quello dell'angelo nocchiero, che viene raffigurato dal pittore con in mano un vasetto. Questo è un grossissimo equivoco che il pittore compie nei confronti del passo dantesco, che recita letteralmente: «E quei sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla le inghiottiva». Questo vasello richiama la barca dell'angelo nocchiero che porta le anime, e in quanto portatore di anime, il vasello, cioè il vascello, non pesca molta acqua, in quanto le anime sono inconsistenti a livello fisico. Però Luca Signorelli qui intende al posto di vasello, vasetto, e quindi raffigura questo vasettino in mano all'angelo nocchiero, che per il resto è raffigurato con molta dovizia di particolari, fedele al testo dantesco che ce lo presenta con le ali ritte verso il cielo. Questo ci indica pertanto che Luca Signorelli è sicuramente un appassionato lettore di Dante, però pare più interessato a tutto ciò che può essere tradotto in dato figurativo, cioè non va così in profondità rispetto ad altri commentatori o ad altri lettori della commedia, il che nulla toglie a questo magnifico ciclo di affreschi che merita senz'altro una visita più che virtuale. Il nostro itinerario nella Cappella di San Brizio, Cappella Nova, finisce qui oggi, ma non termina il nostro viaggio nelle opere dantesche. Nella prossima puntata, quando torneremo con i piedi per terra, o meglio, con i piedi sul pianeta Terra, dalle altezze del paradiso cui ci ha condotto Dante, faremo una breve passeggiata per le vie dell'antica Firenze sulle suggestioni di un'altra grande opera di Dante Alighieri, La vita nova.